lui non vinceva per caso, vinceva con un'apripista che si chiamava Felice Gimondi. Guardate che belle immagini. Giro 1971, storico, perché è il giro vinto dallo svedese Gösta Pettersson con Alfredo Martini sull'Ammiraglia, alla Ferretti. Questo è il finale di una tappa velocissima, Lubiana-Tarvisio, di soli 100 chilometri. Grande bagarre, abbiamo visto Franco Bitossi in maglia tricolore in testa, e guardate Zandegu. Zandegu li sfila tutti in salita, alle sue spalle Gimondi. Zandegu, Gimondi, Basso, Schwerz e Van Vlierberg. Questa è la vittoria di Zandegu con Felice Gimondi, apripista d'eccezione. Dino, è stato un omaggio a te, vedi? È una ordine d'arrivo da attenti al cane, eh?